Spesso in Veneto la natura può sorprenderci proprio dietro l'angolo delle nostre case. Succede sicuramente a Cartigliano, nel Vicentino, nell'area a basse del Brenta. Ci troviamo nel corso del Medio Brenta, dove il grande fiume incontra la pianura veneta, un territorio che negli anni ha subito un deciso impoverimento del patrimonio naturale, sacrificato in favore di nuovi quartieri e soprattutto aziende impattanti. Di fronte all'aggravarsi dei problemi ambientali di questo territorio, la Commissione europea e la Regione Veneto hanno dato vita al Parco Fiume Brenta, un progetto di valorizzazione ambientale che coinvolge comuni e cittadini. Qui alle basse di Cartigliano si è intervenuto per eliminare le aree inquinate, rimodellare le sponde dei laghi presenti, piantare nuovi alberi, togliere rovi e infestanti. Un'area a ridosso della zona industriale di Cartigliano, ma che conserva importanti elementi naturalistici. È tutta un'alternanza di aree umide, prati, siepi, e tutta questa alternanza di habitat diversi permette una presenza di biodiversità molto elevata, più che in altri contesti del Medio Brenta. Siamo all'interno di un sito Natura 2000, quindi un'area riconosciuta a livello europeo per la propria importanza, per la propria valenza ambientale. Quasi il 50% dell'avifauna presente a livello nazionale è possibile osservarla proprio qui nell'area del Medio Brenta, e in particolare anche le basse. Passeggiare nelle basse del Brenta a Cartigliano significa entrare in contatto profondo con la natura, ma anche attraversare la storia, grazie ai segni degli interventi che nel corso delle epoche hanno messo in sicurezza o valorizzato questo territorio, che è anche una rilevante fonte di acqua potabile per la regione, un bene sempre più prezioso. Ecco il Veneto da salvaguardare, un bene comune da conoscere, far conoscere e rispettare.